Bentornati sul canale Giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come: Riccardo di Uomini e Donne lo ha tenuto nascosto per troppo tempo. Esce allo scoperto e tutti scoprono le sue pessime intenzioni. Intenzioni Riccardo. Avrete sicuramente notato che Riccardo Guarnieri è ufficialmente tornato nello studio di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Ma pare che il rientro di Riccardo non sia stato tutto rose e fiori. Da quando è tornato infatti non in pochi hanno notato forti tensioni in studio e ad oggi sono venute fuori alcune cose che hanno infastidito non poche persone. Il web infatti ad oggi è pieno di critiche verso Riccardo, il quale è stato sepolto di insulti e cattive parole sul suo conto. Da sempre infatti abbiamo avuto l'occasione di vedere Uomini e Donne come un programma televisivo dove a regnare è l'amore e l'attrazione. Chiaramente, dietro una relazione si cela qualche lato oscuro. Ma questo è ciò che è stato scoperto oggi. Scopriamo dunque cosa è accaduto e cosa è stato scoperto sulle sue intenzioni di Riccardo. Riccardo di Uomini e Donne, tiene nascoste per mesi le sue cattive intenzioni. Come saprete, Riccardo è uscito da poco tempo dalla sua vecchia relazione e per questo motivo ha deciso di tornare in studio. Guarnieri infatti ha chiuso ufficialmente con Roberta Di Padua. Inoltre Riccardo, il quale è tornato da poco in studio, non sentiva Ida Platano da oltre un anno. La loro relazione infatti aveva subito diversi cambiamenti dopo l'inizio. Dopo il ballo Riccardo ha annunciato qualcosa che nessuno si sarebbe mai aspettato di sentire dalla sua bocca. Evidentemente per Riccardo quello è un momento molto emozionante. Riccardo svela le cattive intenzioni con Ida. Come biasimarlo dopo tanti anni di fidanzamento? A dire la verità mi sono un po' commosso, anche se ho cercato di non darlo a vedere. Dopo il ballo inoltre Riccardo ha chiesto a Ida notizie di suo figlio Samuele a cui lui era molto legato. Ma non solo. Guarnieri ha posto anche molte domande a Ida per avere aggiornamenti riguardo il proseguimento della sua vita da quando i due hanno smesso di parlarsi un anno fa. Non in pochi adesso sui social credono che l'amore di Riccardo nei confronti di Ida stia per risbocciare. Altri invece sostengono che il loro amore non si sia in realtà mai esaurito e che torneranno molto presto insieme, forse proprio grazie a Uomini e Donne. Che ne pensate? Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per ricevere le ultime novità prima degli altri. Ci vediamo nei prossimi video. Ciao! Yeah.